Per questa sera Doc sembra aver finito. Posso dedicarmi al mio spider progetto. Parker! Dottor Octavius, che cosa ha lì? Cinese. Avessi saputo che eri qui. A che stai lavorando? Un progetto personale. Oh. Ma certo. Sei tu. Io non so di cosa... Andiamo, Parker, è chiaro come il sole. Mi lasci spiegare... Perché non me l'hai detto prima? Avrei voluto. Ma... Se si sapesse, la mia famiglia si troverebbe in pericolo. Ah, certo. Visto che sei l'ideatore dei suoi costumi, sei un bersaglio anche tu. Esatto. Esatto. Tranquillo, resterà un segreto. Va. Ti lascio lavorare. Controlla l'email. Spero che Doc non voglia licenziarmi. Peter, il tuo ruolo di progettista del costume di Spider-Man è la definizione corretta? È la conferma delle tue doti di uomo e collega. Per quanto dedito al lavoro, trovi sempre tempo per gli altri. Spero non ti offenderai, ma ho notato che il costume è danneggiato e mi sono permesso di apportare alcune migliorie. Ti allego un paio di idee che potrebbero aiutarti a perfezionarlo, aumentando al contempo la protezione di Spider-Man, il cui contributo alla città è enorme. Non vedo l'ora che il nostro lavoro dia gli esiti auspicati. Insieme cambieremo il mondo. Il tuo collega e amico Otto. Ragno bianco, eh? Dovrebbe funzionare. Permesso, sono in ritardo! Fate largo! Niente male, Spidey! Buongiorno, New York! Nuovo costume, stesso eroe! Spider-Man, ho scoperto come gli uomini di Fisk tengono in piedi i suoi affari. Usano i cantieri. Non li hanno chiusi dopo l'arresto? No, è un'attività legale. Coinvolge più investitori. Non possiamo intervenire senza un motivo. Ma ora ce l'hai, giusto? Per questo speravo potessi controllare i cantieri e avvertirmi se noti qualcosa di sospetto. Contaci, sarò il tuo Spider-Man ficcanaso di quartiere. Yuri, mi trovo in un cantiere di Fisk ed è pieno di tizi che sembrano tutto tranne che muratori. Cosa stanno facendo? Beh, intendo scoprirlo. Un messaggio da Doc. Guarda, ha allegato un'idea per un gadget di Spidey. Però non smette mai di inventare.
Wow, direi che può funzionare. Vediamo. Non si legge. Avrei dovuto portare gli occhiali. Ottimo, Doc sarebbe orgoglioso. È incredibile che abbia vinto Spider. Dormi bene? Ehi, non è ancora finita. No, lo so. Ma ricordo quando era un tempistello. Il boss lo prendeva sempre a calci nel dietro. Una volta... Può anche darsi. Ogni caso... Carica! Lo vedo! Facci una dormita. Ci sta mettendo fuori gioco uno a uno. Sei già morto. È Spider-Man. Ok, siamo pronti anche a questo. Oh, eccone altro. Spider-Man, abbiamo beccato 4 trafficanti d'armi nel raggio di 3 isolati da quel cantiere. Commercio di armi. Vedrò di bloccarlo alla fonte. Non può batterci tutti. Non è abbastanza di te! Che bello, hanno chiamato i loro amici! È ora di finirla! Gente, benvenuti alla festa! Toglietevi le scarpe prima di entrare, a meno che non siate senza calzini. In quel caso, beh, comprate dei calzini! Qualcuno vuole arrendersi? No, eh? Non sperare di farlo anche a me! Sei assicurato, vero? Assaggia questo! Cantiere chiuso, capitano. A doppia mandata di ragnatela. E qualcuno ha finalmente denunciato i colpi di pistola. Volanti in arrivo. Ottimo lavoro. Fisk ha diversi cantieri in città, ma scommetto che sono altre coperture. Tieni gli occhi aperti e chiamami se vedi qualcosa di sospetto. Se l'obiettivo è localizzare tutti i cantieri di Fisk, è il caso di ricalibrare il mio software di mappatura. Sarà sufficiente applicare una procedura di mappatura 3D alle foto di luoghi simbolici. E so da dove cominciare.
Ho sistemato la questione con la commissione fondi. Se la prova del caporale Texidor procede come deve, dovremmo essere a posto. È fantastico, Doc. Siamo di nuovo in pista. Sì, almeno finché il sindaco non saprà del nostro piccolo incidente. Posso contare su di te per domani? Assolutamente. Andrà alla grande. E noi cambieremo il mondo, Doc. Mi accontento di non appiccare altri incendi. A domani, Peter. Sarà un gran giorno. Il caro vecchio Empire State. Amo questa città. Scattiamo una foto. Perfetta. La mappa dovrebbe essere ricalibrata. Da quando ho lasciato il Bugle fotografo poco. Ammetto che mi mancava. Devo fotografare altri luoghi simbolici. Il signor Lee. Sì? Peter, sono Martin Lee. Volevo solo dirti che ci serve altro tempo per la festa di May. Temo che il fattorino con la torta sia bloccato nel traffico. Oh, nessun problema. Mi avvisi quando è pronto. La raggiungerò subito. Perfetto. A dopo. Perfetto. Ho qualche minuto libero. Vediamo cosa succede in città. Thank you.
Spider Tech. Copy that. Thank you. Siamo pronti per la festa, vieni quando vuoi. Bene, arrivo subito. Colpitelo! Foto? Spider-Man, prendiamolo! Spider-Man, sei un mito! Questi ladruncoli da due soldi si credono i nuovi Wilson Fisk. E come lui finiscono... Dove ho lasciato la borsa? Il signor Lee sarà in cucina a ultimare i preparativi. Peter. Hey, Peter. Tutto ok? Hey, Martin. Scusa il ritardo. Nessun problema. Tienila impegnata mentre ultimiamo i preparativi. D'accordo. La mia zietta preferita. Peter, che bella sorpresa. Ti aiuto? Sì, certo. Ho degli scatoloni pesanti. No, 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 non intendevo quello. Insomma, sono qui per... volevo parlarti, ecco. Ok. Ok. Peter. Sei nei guai, forse? Ti servono soldi? No, beh, sono un po' indietro con l'affitto, ma... No, sto bene. Problemi di cuore, eh? Cosa? Ma no, figurati. Spero ancora che tu e MJ torniate insieme. Lei è unica. È vero, ma... I vostri figli sarebbero bambini stupendi. Wow! Peter? Cosa c'è? Coraggio, puoi dirmelo. Vedi, in questi anni... mi hai aiutato con il college e hai lavorato qui... Hai fatto davvero tanti sacrifici, senza mai chiedere nulla. Servirebbero più persone come te a questo mondo. Ha ragione. 5 anni fa sei entrata qui e mi hai detto che le mie opere di bene ti hanno ispirata. Ora sei tu a ispirare me. Grazie, May, di tutto. A tanti altri anni di servizio.
Ti ringrazio molto per questa festa. Vorrei poter fare di più. Beh, zia May dice sempre che aiuta qualcuno. Aiuta il mondo. Dovremmo mandare May a scambiare due parole con il sindaco. Oh, devo scappare. Grazie ancora per la festa e il resto, l'ho apprezzato davvero tanto. Un messaggio vocale di Yuri, meglio ascoltarlo fuori. Un messaggio di Yuri. Ehi, è scattato l'allarme silenzioso della casa d'aste che si occupa del patrimonio di Fisk. Puoi controllare, con discrezione, non voglio dare spettacolo per nulla. Il patrimonio di Fisk in vendita? Che ridere! Chissà cosa si nasconde negli armadi di Kingpin.